Ragazzina, fior de cactus, pezzettino dal mio cuore. Ragazzina, fior de cactus, pezzettino dal mio cuore. Tu vai tessendo quel romanzo del nostro amore. Tu vai tessendo quel romanzo del nostro amore. Fior de cactus, ilusione d'amor. Flor de cactus, ilusión de amores. Grazie. Un tempo il lago non esisteva e al suo posto c'era un'enorme distesa di terra. Un giorno il padrone di quella terra incappò in una pietra di grandi dimensioni, nata come un fungo proprio nel mezzo del suo campo. Una pietra inopportuna e fastidiosa che gli impediva di arare per bene con linee diritte, parallele, di seminare e coltivare come lui voleva. Quindi decise di toglierla di mezzo. La pietra era grossa, grossissima e pesante e il padrone dovette ricorrere all'aiuto del suo bestiame. Si procurò funi spesse e resistenti e legò il masso. Poi legò le funi al basto dei suoi buoi e li frustò perché lo trascinassero con la loro forza. I buoi facevano una fatica tremenda, la loro pelle dura grondava sudore, il padrone inveiva contro di loro e li frustava sempre con più violenza. Finalmente la pietra si mosse. Evviva! Gridò il padrone, ma non fece in tempo ad aggiungere altro che dall'esatto punto in cui si trovava la pietra in mezzo al campo uscì violento uno spruzzo d'acqua che lo colpì in piena faccia. Poi lo spruzzo si fece fontana e poi rigo e poi l'acqua fu così tanta che tutto il campo fu sommerso e i buoi e il padrone annegarono e quello divenne il lago Huacarpay. Ancora oggi, quando c'è la luna piena, si vedono delle ombre che si aggirano sulla superficie del lago e si sentono strane cantilene. Sono i buoi che si lamentano perché il padrone cattivo e prepotente li ha usati per smuovere una pietra che era troppo pesante per loro. E l'altra cosa è questa che lei cita all'inizio, che è molto carina di questo libro, è l'idea della comunità che c'era nelle Ande, c'è il tutto e di tutti, c'è lo spirito comunitario e nella lingua quechua, come del resto anche nella hindi, quindi uno che poi si mette a vedere tante lingue ne trova delle somiglianze inaspettate, non esiste il verbo avere. Cioè l'idea del possesso non è tradotta con un verbo che dice io ho un qualche cosa. Questo succede anche nella hindi e in quasi tutte le 20 lingue parlate in India, perché la hindi è soltanto, diciamo, la lingua ufficiale, ma ci sono 20 lingue parlate nel subcontinente indiano e non c'è l'idea del possesso. Un'ultima cosa solo, facendo la quotazione che per quello che ha detto Sofia, sul lago Titicaca c'è una isola
che si chiama Taquile. Questa isola, per esempio, fino adesso loro abitano in comunità e loro si hanno rifiutato di usare i soldi. Loro fanno lo scambio quando hanno bisogno di qualcosa, perché hanno detto che il metallo ha rovinato l'uomo. La pirgua è, sono, se avete visto il mais, sono questi pistilli, fiorellini che sono sì, sopra il mais, no? E si chiama pirgua ya pirgua. E questo è un girotondo che fanno i bambini delle Ande centrali. È molto facile. Io l'ho fatto in italiano perché ho fatto imparare a tanti bambini quando vado alle scuole. È molto facile. E solo devono dire, voi dovete dire pirgua ya pirgua. Facciamo. Iniziamo, cominciamo, pirgua ya pirgua. Iniziamo, cominciamo, pirgua ya pirgua. In questa piazza rotonda, pirgua ya pirgua. In questa piazza rotonda, pirgua ya pirgua. Tutti battendo le mani, pirgua ya pirgua. Quello che non lo fa, paga la multa. Tutti battendo le mani, pirgua ya pirgua. Quello che non lo fa, paga la multa. Iniziamo, cominciamo, pirgua ya pirgua. Iniziamo, cominciamo, pirgua ya pirgua. In questa piazza rotonda, pirgua ya pirgua. In questa piazza rotonda, pirgua ya pirgua. Tutti abbracciati, pirgua ya pirgua. Quello che non lo fa, paga la multa. Tutti saltando, pirgua ya pirgua. Quello che non lo fa, paga la multa. Tutti cantando, pirgua ya pirgua. Chi è quello che non lo fa, paga la multa. Tutti fischiando, quello che non lo fa, paga la multa. Grazie.